Tuesday Tapes. Direttamente dalla fase 2, direttamente dal salotto di un appartamento sito in Milano, Italia, benvenuti all'ascolto di The Tuesday Tapes, un podcast settimanale di musica profondamente sbagliata. Noi vi vogliamo molto bene, sia che ci ascoltiate nell'anteprima del martedì alle 19 su Radio Casa Bertallò, sia che ci ascoltiate invece nella più, come dire, consona forma di podcast su Spotify, Stitcher, Deezer, Apple Podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, oggi cominciamo con una one man band che arriva da Gloucester, che è un piccolo paese a sud-ovest dell'Inghilterra, non lontanissimo da Londra. Lui si chiama Finlay Shakespeare, un po' di anni fa si faceva chiamare Future Image, ma da qualche tempo si fa chiamare con suo vero nome e cognome. È appena uscito per una sussiegosa etichetta viennese che si chiama Editions Mego il suo secondo album, che si chiama Solemnities. È un'uscita strana, perché per gli standard della Mego, che è un'etichetta per la quale hanno inciso, tra i tanti ricordiamoci, Stephen O'Malley e Mika Vainio, cioè personaggi molto serie della musica elettronica, Finlay Shakespeare invece è uno che si rifà in maniera abbastanza, come sentirete, evidente, un po' agli Ultravox periodo John Fox e un po' ai Duran Duran nella voce, e quindi cose molto lontane da quella che è l'estetica della Editions Mego, ma il disco è molto interessante. Si chiama appunto Solemnity, il pezzo che ascoltiamo è Fortune, lui è Finlay Shakespeare. I know back then that it could get so low.
Se vuoi ascoltare The Tuesday Tapes anche sul tuo voice assistant, lancia l'invocation Alexa, apri The Tuesday Tapes. Oppure, ok Google, parla con The Tuesday Tapes. L'addition s'il vous plaît, abbiamo estratto da Every Dog Has Its Day Volume 6, il secondo album nel giro di pochi mesi in cui Jeff Mills, il famoso Jeff Mills, uno dei DJ techno e produttori techno più famosi di sempre, recupera lo pseudonimo che aveva utilizzato agli inizi della sua carriera tra il 93 e il 2003, ovvero sia Mills Art. Lo scorso gennaio era uscito appunto il volume 5 di questa collana Every Dog Has Its Day, di cui l'ultimo volume era uscito 17 anni fa. È uscito da qualche settimana il sesto volume e tra l'altro Jeff Mills ha annunciato che entro la fine del 2020 ne usciranno altri 4 volumi. La cosa interessante è che è tutto materiale inedito, cioè non sono roba che lui si è ritrovato nella disc, sono tutte cose che lui sta facendo, probabilmente anche lui in quarantena, cioè alla fine pure Jeff Mills sta in quarantena quindi deve fare qualcosa. E poi ha tirato fuori appunto questo suo vecchio pseudonimo chiamato Mills Art. Invece una band londinese che rappresentò un anello di congiunzione quasi perfetto tra punk, psichedelia e glam power pop
pop. Loro ebbero un'unica grande hit che si chiamava Another Girl, Another Planet. Stava sul loro primo album, che usciva nel maggio del 1978. Da quello stesso album oggi ho scelto un pezzo che invece si chiama The Beast. Loro sono The Only Ones. Run from the beast, there's danger in his eyes. He's been looking for you for a long time. You might think this is funny, but I'm not laughing. I know it couldn't happen to me. Spreading disease all around. There's an epidemic. If you don't believe me, you ought to take a look at the eyes of your friends. When someone tempts you, you can't refuse. Getting colder and you know you got nothing to lose. You need it, know you got nothing to lose. You need it. This is funny, but I'm not laughing. I know that it couldn't happen to me. I don't care about it happening to me. I've tried to show you your whole life in print. You can lead a horse to water, but you can't make him drink. Think about it, all you gotta do is think about it. There's no cure. Ascoltando The Tuesday Tapes. Sì.
duo di Lione chiamato Balladur, un duo composto da Amédée de Murcia e Romain de Faron, due nomi che sembrano usciti da un film di Luca Guadagnino. Michele era il titolo del pezzo, era un po' la quota internazionale di una raccolta diversamente concentrata sulla scena italiana, in particolare romana, una scena cosiddetta New Weird Italia. Misto Mame, edizione 2020, il titolo della raccolta, e Misto Mame è appunto l'etichetta che la pubblica. Cercate con fiducia la pagina Bandcamp di Misto Mame. Ogni tanto invece ci vuole proprio un cantautore che applichi la canzone d'autore delle rarefatte strutture elettroniche. Questo mese il compito tocca a un cantautore che arriva da Salem, Massachusetts. Lui si chiama Art Feynman. Il prossimo 26 giugno pubblicherà il suo secondo album, che si chiamerà Half Price at 3:30. Nel frattempo ha buttato fuori un pezzo come assaggio. Il pezzo si chiama I'm Gonna Miss Your World. Lui è Art Feynman. I'm gonna miss your world. 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 I'm gonna miss you there when you're not anywhere. I'm gonna miss you there when you're not anywhere. I'm gonna miss your world. Listening to the Tuesday Tapes. Like a lover,
mondo lontano lontano, quando l'indie non si chiamava ancora indie ma alternative rock, Nirvana non erano ancora nati ed era impensabile che band non allineate finissero in televisione se non negli show notturni della MTV americana. Bene, in quel mondo, in quell'America, nasceva una band chiamata Fire Rose, una band fondata da Mike Watt e George Hurley, due ex Minutemen, una storica leggendaria band hardcore punk sciolta dopo la morte nel 1985 del loro frontman Dee Boone. I Fire Hose nacquero grazie all'insistenza di un loro fan dell'Ohio, che appunto ne divenne anche il chitarrista. Questo era un estratto dal secondo album di Fire Hose, If N, che usciva il 4 novembre del 1987. Il titolo del pezzo era Sometimes. Nella Londra a cavallo tra fine 90 e inizio 2000 c'era invece un duo di DJ abbastanza dimenticabile, si chiamavano Laio & Bourgeois, che erano anche resident in quello che fu il primo, diciamo, super club alternativo londinese, il The End, ma soprattutto ebbero una piccola hit internazionale, molto piccola, con un pezzo chiamato Love Story, che utilizzava la bass line, risuonava la bass line di Mongoloid dei Divo, sicuramente l'avete sentita, forse anche ballata molte volte. Bene, esce da qualche giorno una raccolta che si chiama Listen Up volume 01, che raccoglie una decina tra le tracce pubblicate da Bushwaka, uno dei due, appunto, del duo Laio e Bushwaka, tra il 95 e il 2005. Tra le tracce qui contenute c'è anche questo singolo, questa B-side di un singolo, se non ricordo male, del 97, pezzo che si chiama Harps, lui è Bushwaka.
Tuesday Tapes. Deciso fino all'ultimo se celebrare anche qui a The Tuesday Tapes la scomparsa qualche giorno fa dello straordinario Tony Allen, invece poi ho deciso di ricordarlo ascoltando quello che è un suo giovane allievo. Lui si chiama Moses Boyd, un giovanissimo percussionista e produttore londinese che ha già vinto decine di premi prestigiosi, ha collaborato con Fortet, Floating Points, Sampa e molti altri. È uscito già da qualche settimana, in realtà lo scorso fine febbraio, il suo primo album che si chiama Dark Matter, da cui abbiamo ascoltato un pezzo chiamato B2B. Lui era Moses Boyd. Sempre da Londra arriva anche un songwriter e produttore chiamato Obaro Ejimawe, lo conoscete probabilmente col suo nome d'arte di Ghost Poet. Lui tra l'altro nel 2015 ha quasi vinto addirittura un Mercury Prize. È uscito pochi giorni fa, il primo di maggio, il suo quinto album che si chiama I Grow Tired But They Never Fall Asleep. Da questo ci ascoltiamo un pezzo che ha un giro di basso fantastico, molto new wave, quasi alla Sudden's Way, quasi alla Bauhaus. House, e il pezzo che dà il titolo all'album, appunto, I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep. Lui è Ghost Poet.
door. No more letters. We destroy them all. Counting coins, bits of copper crud. Stare at stars, feeling out of luck. Out of time, out of time. Out of my body, out of my mind. Maybe I've lost it, who even cares? Bury my head until this life becomes fair. And I grow tired, but then I fall asleep. Who knows what I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an inner fear. But I am awake, I am awake. And I grow tired, but then I fall asleep. Who knows what I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an inner fear. But I am awake, I am awake. I swear in my dreams I saved you from a fool, and I was king. But then I drank it all, swayed off the road, caring for nothing much. Some say reckless, I say out of touch. I'm sick of the noise, why won't it let me be? Find on my own, but all these hands keep on grabbing me. I'm taking a chair, taking a stand, taking a piss, because it seems that we can. So I grow tired, but then I fall asleep. Who knows what I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an inner fear. But I am awake, I am awake. So I grow tired, but then I fall asleep. Who knows why I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an inner fear. But I am awake, I am awake. Let's run away, let's leave it all behind. Only possessions, stuff we collect in time. Just feel different, itchy beneath my skin. Can't quite explain it, I'm constantly questioning. Can somebody tell me where the hell is the dimmer switch? Done with this thinking, laid out like a crucifix. And I want peace in my heart, in my inner being. But won't find it here with all this constant warmongering. And I just grow tired, but then I'm full of sleep. Who knows what I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an inner fear. But I am awake, I am awake. And I grow tired, but then I fall asleep. Who knows why I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an inner fear. But I am awake, I am awake. Ascoltando The Tuesday Tapes. We'll be right back.
Un paio di giorni fa, per esattezza il 1 maggio, un'agenzia di management di Manchester chiamata Orchid ha pubblicato su Bandcamp una raccolta chiamata Unity by Orchid, una raccolta la cui finalità era raccogliere soldi per i propri artisti, che sono, come tutti i DJ e produttori in questo momento, sono fermi a casa per chissà quanto tempo, non potranno ancora appunto suonare nei locali. La cosa interessante è che ha dato un tema la Orchid ai propri artisti, ha detto di fabbricare un pezzo chiamandolo con il nome del club che ha più, diciamo, colpito l'immaginazione degli artisti medesimi. Per esempio c'è Borut che ha chiamato il suo pezzo Sub Club, come il club di Glasgow. In questo caso invece era Delphi che chiamava il proprio pezzo The Loft, come lo storico leggendario club newyorkese di David Mancuso. Sempre il 1 maggio un'altra uscita su Bandcamp era quella di JD Twitch degli Optimo, che ha pubblicato 3 tracce chiamandole Mayday EP. Tutti i ricavati di queste tracce andranno alle Food Bank di Glasgow, cioè il banco alimentare, quelle strutture che si preoccupano di dare da mangiare a chi purtroppo specialmente in questo momento non ne ha. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Agia Pong, lui è JD Twitch.
Tuesday Tapes. Appropriato dopo aver ascoltato Jade with Twitch degli Optimo affiancargli questa traccia che abbiamo estratto da un flexi disc uscito nel 1982 allegata a una fanzine chiamata Onslaught, il primo numero della fanzine Onslaught. E il pezzo era firmato da un vero e proprio eroe minimal wave che arrivava da Ventura in California, si chiamava Mark Lane. Il suo album del 1984 chiamato Who's Really Listening fu un piccolo, diciamo, culto postumo per gli amanti appunto della minimal wave. In questo caso appunto il pezzo era invece intitolato Third Party. Third Party ci ha portato al termine di questa puntata di The Tuesday Tapes. L'appuntamento come al solito è per martedì prossimo alle 19 per l'anteprima su Radio Casa Bertallò, e poi quando volete invece ci trovate con molta facilità su Spotify, Deezer, Apple Podcast, eccetera eccetera eccetera. Ci trovate anche sulla nostra pagina Facebook The Tuesday Tapes, e come abbiamo sempre fatto lungo questi mesi di quarantena ci salutiamo con un pezzo sempre lo stesso in versione differente, un pezzo firmato da William Devon nel 1974, un pezzo intitolato Be Thankful for What You've Got, perché ci sembrava che fosse giusto ringraziare per quello che abbiamo in questo momento così complicato per tutti quanti. La versione di oggi che conclude questo ciclo di ascolti di Be Thankful for What You've Got è ad opera di una autorevole voce da Kingston, Jamaica. Lui era Bonnie Clark, il frontman dei Third World e in tempi più recenti degli Inner Circle. Ancora una volta quindi Be Thankful for What You've Got, una buona settimana a tutti quanti voi. Though you may not try, how greatly Cadillac gangs the white walls, TV and tenor in the back. You may not have
see the sun on the Ganges. It's amazing.